Cultura con tutti i soggetti interessati al fine di affrontare i nodi anche relativi alla competitività di questo prodotto di qualità e della sua capacità di collocarsi sui mercati. Il ripetersi di eventi meteo così violenti e la consapevolezza che le bizzarrie climatiche sono ormai entrate nel regime della sistematicità pongono l'urgenza di affrontare il futuro della cicloricoltura pugliese con misure strutturali. Su queste problematiche ho già in passato, in questa legislatura, presentato diversi atti di sindacato ispettivo e negli ultimi giorni il ripetersi, sempre in Puglia, di violenti temporali e grandinate confermano purtroppo questo problema. Siamo certi che questa sia la strada giusta e confidiamo nella sensibilità del governo affinché si possano concretizzare al più presto misure di sostegno che darebbero una boccata d'ossigeno ad un comparto eccessivamente penalizzato e una prospettiva di sviluppo ad un intero comprensorio. La ringrazio. L'onorevole Monchiero ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Ma sostanzialmente sì, perché credo che l'intervento del sottosegretario abbia contribuito a fare chiarezza. Il fatto stesso che oggi noi riprendiamo un atto di sindacato ispettivo presentato 2 anni fa in circostanze assolutamente analoghe per la medesima regione, per il medesimo tipo di cultura, è la prova che il fenomeno deve essere tenuto sotto controllo meglio e che gli interventi pubblici debbono essere strutturati in modo da diventare una reale copertura alle difficoltà ricorrenti del settore della cultura del ciliegio. Il collega Lussacco ha appena ricordato l'importanza percentuale della produzione pugliese rispetto alla produzione nazionale e il fatto che a così breve distanza di tempo i medesimi eventi si siano ripetuti fa davvero temere che queste difficoltà si ripercuoteranno ancora negli anni successivi, per cui riteniamo sia assolutamente indispensabile un intervento strutturale volto a risolvere definitivamente questo problema. Grazie comunque per la puntualità della risposta. Grazie. L'onorevole Vico ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Grazie Presidente. La risposta del sottosegretario è largamente soddisfacente a partire dalla considerazione che a tutt'oggi, come egli ci riferisce, non è pervenuta alcuna richiesta formale per attivare le procedure e le migliori, come la stessa sottosegretario ce ne ha sottoposte due, cosa che a questo punto provvederemo come parlamentari insieme al collega Losacco e anche per verificare, come dire, se la burocrazia ha funzionato in entrata da questo punto di vista. Tuttavia, a valle di questo problema preliminare che riguarda gli agricoltori e che riguarda anche le associazioni che si sono rapidamente mobilitate in questa direzione, insieme al Presidente della Regione e ai comuni,